Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Oggi vado ad accontentare una richiesta, un'autorichiesta, non scherzo, una richiesta del nostro amico Lorenzo, non mi ricordo mai i nomi, scusate, che mi ha fatto felice perché mi ha chiesto un brano di Weather Report, quindi sa bene che il mio mito è Giacomo, quindi mi ha chiesto di fare un tutorial. Comunque devi mettere la trascrizione completa del brano per chiarire alcuni punti, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che mi ha chiesto è la parte degli armonici. Quindi io ho già fatto una lezione parecchio tempo fa proprio riguardo agli armonici naturali, artificiali e altri tipi di armonici artificiali, eccetera, eccetera. Però ne approfitto per un ripasso, che questo brano ha una caratteristica poi fondamentale, è la melodia che Giacomo fa con gli armonici, con il basso. Allora, premessa. Ora io ho basso fretless. La versione che ho scelto oggi per questo tutorial è un live, perché diciamo che la versione studio. Allora, innanzitutto è stata suonata da Giacomo il fretless e ci sono un po' di sovraincisioni, molto effetto, quindi un po' difficile suonarci sopra. Ho preferito il live, dove live Midnight Special, trovate su YouTube, dove Giacomo suona il basso fretted con i tasti. Quindi, premessa era che non cambia assolutamente niente che voi suoniate fretless o fretted a livello di armonici, perché la fisica del basso rimane identica e quindi stessa cosa che posso fare. Prendo il fret. Stessa cosa, eccetera, eccetera. Quindi non è fondamentale ai fini di questa melodia, questo riff, il tipo di basso che usate. Molto fondamentale invece è il punto esatto dove si produce l'armonico, il bending, che già inizia con un La che diventa un Si bemolle, classico da chitarrista, e trovare il punto, il nodo, come avevo spiegato appunto nella lezione dedicata agli armonici, il nodo dove si produce questa ottava, cioè dove la prima linea che fa Giacomo. Vedete che a seconda di dove sposto la mano destra, si cambia il range della nota prodotta. Fate un po' di pratica, tipo con scale. Per trovare tutti i punti dove la nota esce e quelli invece che rimane stoppata. Aiutatevi magari aprendo un po' di più il tono rispetto a quando suonate in fingerstyle normale. E vi assicuro che poi diventerà un automatismo, come quando suono il fretless e non guardo la tastiera, anche qui senza guardare dove metto esattamente, dove pizzico, diciamo pizzico, dove produco l'armonico. Diventa anche qui un automatismo, la mano vi andrà da sola. Quindi la prima parte della linea sull'ottava più bassa, nella seconda parte della linea spostando la mano destra verso il ponte.
stessa cosa più o meno, con qualche variazione ritmica di interpretazione, diciamo. Io utilizzo questa tecnica, quindi creo un... non sto a fare tutto il riepilogo teorico degli armonici, comunque con il pollice mi appoggio leggermente sulla corda, qui faccio le note normalmente, quindi premo, a differenza di armonici naturali dove si sfiora solo, dove non si premono le corde ma si sfiorano e basta. In questo caso invece la mano sinistra rimane normale, come un pizzicato normale, invece la destra creo con il pollice questo fulcro, chiamiamolo così. E con il polpastrello io uso l'indice, credo ci sia anche chi usa il dito medio, ma mi torna meglio con l'indice. Pizzico, cioè tiro in sulla corda leggermente. Ripeto, il consiglio migliore è quello di trovare i punti giusti e fare scale. Eccetera, prendere padronanza di questo tipo di tecnica. Poi l'armonia lasciamo perdere oggi perché, come sapete, Water Rapid non è che facciamo un giro di Do. La linea poi che inizia nella sezione B, diciamo, è diciamo abbastanza semplice e fattibile, quindi passo oltre e volevo vedere insieme a voi due passaggi, ovvero alla battuta 64 della mia trascrizione, dove in levare, dove siamo praticamente partiamo da un si, e in levare fa questo, quindi in levare sul primo movimento fa questo passaggio, questo fill. Lentamente viene un ta ta pa pa. Cosa fa? Parte in levare dal si, dal sol, scusate. Io lo prendo qui al quinto tasto del re. Si, sol, perché mi viene si oggi. Sol, mi, sol, mi, all'ottava sotto. Legato fa un fa naturale, ottava, quindi fa di nuovo, due ottavi di fa diesis, sol, che io prendo così, faccio uno slide, un glissato da fa diesis al primo sol. Il secondo suono con la corda a vuoto mi permette di arrivare, diciamo, in tempo su questo glissato quindicesimo, sedicesimo tasto, che è un classico dell'accordo sul quale siamo, quindi sol settima. E Giacomo suona la settima sulla corda di re e la decima, terza maggiore all'ottava sopra sulla corda di sol. Quindi quindicesimo in fa naturale, sedicesimo che è il si naturale. Questa è la prima cosa molto grande. Poi c'è una specie di walking bass la linea è anche qui abbastanza semplice, ma ci sono degli accordi anticipati quindi io consiglio di metterla molto lenta se avete un programma che rallenta brani, tipo Transcribe o qualcosa del genere, e ascoltare bene anche cosa succede sotto, quindi non solo la linea di basso, ma anche Joe Zawinul con gli accordi, eccetera. Più o meno la linea principale
inglese, c'è a volte l'accordo anticipato di un ottavo, molto forte, molto pop, per un gruppo del genere è incredibile, perché è un successo strepitoso questo brano, e riuscì a acchiappare un po' anche proprio tutto il pubblico che non era proprio pronto a, non era amante dei suoni jazz e jazz, fusion, eccetera, eccetera. Quindi fece questo brano che ebbe successo incredibile e dette loro una popolarità pazzesca, con Giacomo all'apice proprio. Poi c'è la parte che sezione E, dove c'è questa scala dove Wayne Short improvvisa da morire. Finale di questo giro, che gli accordi sono tutti di settima, quindi discendenti. L'ultima parte, Giacomo va sull'ottava alta e rifà, come avevo detto prima, dal quindicesimo tasto della corda Re, sedicesimo del Sol. Tutti gli accordi praticamente suonando settima e decima. E si ferma sul Si e Fa naturale. Riparte con la linea melodica. Il walking finale presenta l'ultimo elemento che volevo vedere insieme, alla battuta numero, quella qui, 170, comunque insomma prima della coda, dove c'è questa linea che a velocità sostenuta è molto bella, in terzine, quindi le note sono Do, La, Sol, Mi, Re, Si, La, Sol, Mi. Quinto, secondo, quinto, secondo, quinto, secondo, quinto, terzo, corda a vuoto. Quinto tasto, secondo tasto. Sarebbe così, lentamente. Sull'ultimo movimento, sul levare l'ultimo movimento della battuta precedente, c'è un Sol che io prendo a vuoto, la corda a vuoto. Ricordate di esercitarvi con le terzine. Una specie di pentatonica di Sol, solo che parte da Do naturale. C'è la coda, quindi questo elemento fatelo lentamente, oppure a spezzoni, come faccio sempre io nei passaggi più difficili, tipo in loop. Eccetera, eccetera. Quindi, altra cosa, se ne avete voglia, cercate di studiare anche gli altri strumenti, ovvero ad esempio i vari interventi di synth, Zawinul, oppure alcuni passaggi di Wayne Shorter col sax, tipo le melodie, diciamo, del brano, passaggi melodici del brano, molto carini. E fa sempre bene anche trascrivere o comunque tirarsi giù delle parti, come ad esempio l'inizio, che è tutto
tutto ruota intorno a questo giro. O altri che troverete nel corso del brano. Quindi per oggi mi fermo, grazie a Lorenzo per questa richiesta, magari ce ne fossero altre dei Weather Report di Giacomo in particolare. Una mi è arrivata, sarà prossimamente per una collaborazione con Johnny Mitchell, grande artista. Quindi vi aspetto al prossimo video e continuate così con le richieste di cover, di tutorial, di tecnica, di teoria, di tutto. Basta non mi chiedete soldi, non ce l'ho, scherzo. No, non scherzo. Quindi ci vediamo al prossimo video e buona serata a tutti.